A pagina 76 del verbale, lei dice di essere stato coinvolto nell'organizzazione criminale degli imputati in questo processo. Vuole spiegare alla Corte come si sono svolti i fatti? In qualità di collaboratore di giustizia, confermo quello che ho dichiarato in istruttoria. Nel 1985 mi trovavo in galera e fui avvicinato da persone che mi proposero di aderire all'organizzazione denominata Sacra Corona Unita. E può dirci se in aula è presente qualcuna di quelle persone? Sono loro. Biagio Capotorto, che era il capo riconosciuto dell'organizzazione. Rico De Bellis. E Vincenzo Grumo. Vuole raccontare a questa corte come avvenne l'iniziazione? Era notte e la guardia aveva appena finito di fare l'ultimo giro. Loro mi stavano aspettando. Ripeti con me. Io Canosa Antonio. Voglio entrare. Voglio entrare. In questa organizzazione. Per proteggere. La mia famiglia. E i miei amici. Io giuro. Di non svelare questo segreto. E di ubbidire di amore e di omertà. Questo è il nostro santo. Come brucia questa immagine? Così brucerà. La mia anima. Giuro di entrare da vivo in questa organizzazione. E di uscirne solo da morto. Legge ad alta voce. Giuro di non riconoscere padre, madre, fratelli, sorelle, fino alla settima generazione. Giuro su questo sangue di essere fedele a questo corpo di società e di dividere millesimo per millesimo quanto avrò, come lo divisero i vecchi fondatori, il conte Ugualino, Fiorentino di Russia e il cavaliere di Spagna. Lo giuro. Adesso brucialo. Fino a poco tempo fa la nostra terra, la Puglia, era solo nostra. Adesso invece sono arrivate 'Ndrangheta e Camorra e stanno mettendo sempre più piede. Invadono il nostro territorio, ci tolgono i nostri affari, cercano le nostre mogli, le nostre figlie. Ma noi ora abbiamo questa sacra corona, unita, come sono uniti i grani del Rosario. In piedi, entra la corte. Questa corte condanna l'imputato Biagio Capotorto alla pena di anni 30. Rico De Bellis alla pena di anni 30. Io lo giuro qui, davanti a tutti. Caduti, mi dovete sentire!
l'infame che vi raccontò tutte queste menzogne, l'Antonio Canosa, ha smesso di campare! Non ci fate sapere che è il muerto! Ditelo che l'ha giurato Nico da Bellis qua, davanti alla pubblica piazza! È muerto! Presidente Canosa, si è muerto! Ditelo che è muerto! Questa corte condanna Vincenzo Grumo alla pena di 3 anni già scontati e a ulteriori 2 anni di soggiorno obbligato.